Importante il modello ABCD su cui si basa poi tutta la terapia cognitivo-comportamentale. Come vi dicevo, se si sa come fare a guarire da questi problemi che sono importanti, in alcuni casi i sintomi sono veramente molto molto fastidiosi e come vi dicevo hanno un andamento a crescere. Magari qualche paziente si culla sul fatto che si presenta ad alti e bassi, periodi di più, periodi di meno, però il disturbo di ansia generalizzata o di fobia specifica o disturbo ossessivo come in molte occasioni, ricordiamo che il disturbo ossessivo, e qui stiamo parlando anche di un disturbo ossessivo, pensieri a tema dominante che vanno poi a disequilibrare lo stato emotivo e a far presentare i sintomi, hanno un andamento a crescere, nel senso che la persona può anche riferire che ci sono momenti in cui sta meglio e momenti in cui sta peggio, però solitamente poi è un andamento che nel tempo va a crescere, sia come frequenza, stiamo parlando di sintomi, sia come durata e sia come intensità. Nel momento in cui si capisce però come funziona il disturbo, facevamo l'esempio quando si capisce come funziona un motore di una macchina, come funziona un impianto elettrico, nel momento in cui capiamo come funziona la mente, è semplice capire perché sta difettando, e quindi sapere anche come correggere. Questo è il primo strumento che ci fa comprendere quali sono le dinamiche solite dei pazienti. Siamo soliti distinguere i pazienti in tre gruppi e appartengono per forza in uno di questi gruppi, ad uno di questi gruppi, altrimenti non avrebbero problemi. Il primo gruppo crede che il problema sia la situazione. La situazione quale potrebbe essere? Io sto male. La persona potrebbe dire perché sto facendo un determinato lavoro che non mi piace, per esempio. O io sto male per colpa della presenza di quella persona. Sto facendo degli esempi. Io sto male perché vivo in un determinato posto, in un determinato luogo, quando vorrei vivere altrove. Sto facendo degli esempi. Certo. Quindi input il problema alla situazione. Quindi secondo la persona, se non ci fosse quella situazione, che sia una persona, che sia un lavoro, che sia una certa condizione, non ci sarebbe il problema e la persona starebbe bene. In realtà non è così, perché si andrebbe ad inventare qualcos'altro. Ebbi un paziente qualche tempo fa dove diceva che motivo del suo malessere era il lavoro, per esempio, che svolgeva e che non gli piaceva. Ha cambiato quattro lavori. Stava male. La voce si sta registrando, mi raccomando, te lo sto dicendo per privacy, se non vuoi che si senta non devi parlare. Ha cambiato quattro lavori e ogni volta stava male, quindi il problema era il lavoro o era lui? Il problema era lui, chiaramente. Lo vedremo tra poco qual era il reale problema. Il secondo gruppo è quel gruppo di pazienti che dice il mio problema è il sintomo. Come mi sento? Mi sento agitato, ti raccontano dei sintomi, la tachicardia, la sensazione di soffocamento, lo scarso appetito, le difficoltà di sonno. Ti possono raccontare tanti sintomi che noi raccogliamo semplicemente per una diagnosi, però ci interessano così come i fatti fino ad un certo punto. Paziente crede che il problema sia il sintomo. Solitamente è quel paziente che si aiuta, tra virgolette, farmacologicamente. E poi ti riferisce che ci sono stati periodi in cui grazie al farmaco è stato meglio, però purtroppo ti racconta anche che soffre di quel problema da 10, da 15 e da 20 anni. E che nel tempo conservo una terapia di un ragazzo di qualche anno fa. 30 anni faceva tutta questa terapia. Lui era partito dal semplice consulto del medico curante per difficoltà da mantenere il sonno. Si svegliava spesso durante la notte. Ovviamente era un problema di ansia, visite neurologiche, prescrizioni farmacologiche. Dopo 7-8 mesi era arrivato a questa condizione a stare malissimo. Quindi diversi farmaci assunti, nessun beneficio. Questa è la solita storia che ti raccontano i pazienti, dove all'inizio per carità potrebbe anche funzionare, ma come sedativo. Tu quello che stai prendendo è un ansiolitico, famosissimo, che funziona bene,
Lo chiamano ansiolitico, può ingannare, la persona può credere in questo modo che sia curativo. Prima li chiamavano in un modo diverso, che era più chiaro, prima li chiamavano tranquillanti. Tu stai prendendo un tranquillante che ti tranquillizza, tra virgolette, in quel momento ti seda, però poi finisce l'effetto e ritorna il problema. Problema anche di quei farmaci. Come dicevamo prima, è che si va in tolleranza a assuefazione. Se tu ne prendi 10 gocce, perché stai prendendo 10 gocce, giusto? Tra qualche tempo, sì, tra qualche tempo, poco tempo, 10 gocce non ti bastano. Devi aumentare per mantenere l'effetto. Se una persona non beve e astemia, si ubriaca con mezzo bicchiere di vino. Gli basta per ubriacarsi. Se continua a bere tutti i giorni quel mezzo bicchiere di vino, dopo un poco non si ubriaca più, ma se vuole mantenere quello stato di ebbrezza alcolica, deve aumentare la dose. Può arrivare anche a bere 1 o 2 litri di vino senza ubriacarsi, eppure partiva da stemma. Quindi non essere tanto contento che il tranquillante che stai assumendo da qualche giorno ti sta funzionando. Perché non è una storia che durerà, perché tu non stai agendo sulla reale causa, quello che ti genera il malessere, tutti i sintomi, che stai sedando, che stai sedando. Il problema è altro. Il terzo gruppo di cui parlavamo è quel gruppo di pazienti che trova una certa relazione tra determinate situazioni, tra l'A e il C. Quando succede questa cosa io mi sento in questo modo e crede che evitando la situazione possa evitare il sintomo, quindi evitando A posso evitare anche C perché ha trovato ovviamente, logicamente, la correlazione. Il problema è che troverà altri stratagemmi della mente per boicottarsi in qualche modo, evita quella situazione per creare un'altra situazione. Io mi sto mantenendo sul vago. Parlavamo dei labirinti della mente, labirinti tra virgolette, labirinti che quando capisci te ne esci tranquillamente. Il primo labirinto della mente da cui bisogna uscirsene è questi inganni. Quello di credere che il proprio problema sia la situazione, che il proprio problema da risolvere sia il sintomo, che il proprio problema sia nella relazione tra situazione e sintomo. Perché non è così. Il fulcro di tutto è B. Il fulcro di tutto è quello che pensiamo, il modo di ragionare. Il modo di ragionare, come vedi da quel modellino, determina, freccia che abbiamo disegnato, C come mi sento. Quindi i sintomi che presenta tuo marito sono la conseguenza di quello che pensa. Per questo poi ci sono momenti in cui sta meglio e momenti in cui sta peggio. Dipende da che cosa? Da quello che pensa in quel momento. Da quello che pensa in quel momento. L'emozione, lo vedremo adesso con un esempio pratico, è una conseguenza di quello che si pensa, diretta. E prima facevo l'esempio, se io sento suonare alla porta e credo che il corriere, il pensiero che mi stia portando il pacco che aspettavo mi rende felice. Però nel momento in cui vado ad aprire la porta e vedo che non è il corriere, ma che Io mi ho stanno suonando, rotto qualcuno scatole. che per rompere le scatole, lì non è più gioia, è rabbia, per esempio. Percezione di torto, di danno. Quindi vediamo come l'emozione che provo è una conseguenza diretta, ma ve lo dimostrerò tra poco con un esempio pratico. È un'emozione diretta di quello che penso. Quindi quello che è il fulcro di tutto e che ci interessa modificare è il modo di ragionare. Come si va a modificare? Andando innanzitutto a ricostruire i ragionamenti che la persona fa e dentro vedere gli errori di ragionamento che commette, dove detto così sembra una cosa complicata. In realtà sappiamo che ci sono dei modi di ragionare che sono sempre sbagliati e nel momento in cui si ragiona in quel modo si determina un'emozione disfunzionale, un'emozione sbagliata. I sintomi che si provano, che la persona prova e su cui si focalizza e che sono la cosa che dice il mio problema, perché è quello che mi stanno dando
mi sta dando fastidio, sono l'espressione dell'emozione. La paura come si esprime, per esempio? Con il tremore, con i brividi di freddo o le vampate di calore, con la secchezza della bocca. La tristezza come si esprime? Con il non volere fare niente, per esempio, quindi scansare le responsabilità. Parlo di tristezza per non parlare di depressione, però quando parlo di paura sto parlando di ansia, quando parlo di tristezza sto parlando di depressione. Scarso appetito, nausea, stiamo parlando della tristezza, si chiude lo stomaco. Quindi tutti questi sintomi, vediamo, sono una conseguenza dell'emozione, ma che è determinata da che cosa? Da quello che si pensa. Quindi il nostro lavoro deve essere finalizzato a modificare il ragionamento. Adesso chiudiamo il video e facciamo un esempio pratico. Mm-hmm.